Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Doran Red. Oggi parleremo di una nuova serie che porterò nel mio canale, quindi sarà qualcosa di nuovo che non ho mai fatto, in cui parlerò dei giochi da tavola. A parte questo, farei vedere ogni volta in un video l'unboxing di ogni singolo gioco da tavola, ovviamente quelli nuovi e quelli particolari. Non parlo di ovviamente Monopoli, Risico, i giochi classici, ma ad esempio tipo di Axis and Allies, di cui parleremo oggi, che sicuramente in pochi sapranno che tipologia di gioco è. A parte questo, prima di iniziare la serie ragazzi, voglio ringraziare una persona e mi ha chiesto anche di salutarla. Farò vedere il suo commento qui sotto, Valentina, che mi ha chiesto di farlo in qualche mio video. Ti ringrazio che mi segui e spero che tutti i miei video ti piaceranno. Comunque, a parte questo ragazzi, spero che da oggi in poi il mio canale ci saranno più video, la cosa che voglio fare insomma in questo caso, e spero che questa serie vi piaccia. Se vi piace, fatemelo sapere con dei pollicioni in su. Bene ragazzi, eccoci qua, questo è il gioco da tavola. Ora voglio ricordare che io le riprese le farò dalla webcam per adesso, perché non ho una videocamera decente. Quindi accontentatevi please quando si fa l'unboxing dei giochi da tavola. Però vabbè, in futuro se le cose andranno bene comprerò anche una videocamera che possa permettermi di fare video decenti su questa parte insomma. Comunque ragazzi, la scatola già dall'inizio si presenta molto bene. Ovviamente per il suo prezzo vale 90 euro questo gioco, e il prezzo su Amazon oscilla sempre di questa versione tra gli 80 e 90 euro, perché ovviamente di questo gioco ce ne sono tantissime ed è solo inglese, in Italia non sono mai state fatte insomma. Questa qui è Europe 1940 Second Edition, quindi parliamo della seconda edizione di Europe 1940, perché ora vi spiego, sono due giochi che insieme possono formarne uno. L'altro pezzo comunque oscilla sempre tra i 70 e 80, ultimamente oscilla sempre tra i 70, e si chiama Pacific 1940 Second Edition, che poi in futuro vi farò vedere. Ora con calma, prima ho preso questo qui, poi in futuro prenderò anche quello. Comunque ragazzi, i giochi si possono unire, sì, e diventa un gioco enorme. Già questo a prescindere è il doppio, è tipo come mettere quasi tre Monopoli insieme. Poi vi farò vedere adesso, a breve. Una cosa, prima la scatola. Eh sì, una scorreggia della scatola. All'interno, questa qua ormai è già stato aperto questo gioco da un bel po'. Però ovviamente, visto che inizio da poco, questo sarà il primo unboxing con un gioco da tavolo già aperto. Da quando comprerò i nuovi, ovviamente vi ricordo che parlo di giochi che si vedono di meno, che sono qualità migliore, che sono, non sono Monopoli, a Risico, i soliti giochi o questa tipologia di gioco. Comunque la prima cosa che probabilmente troveremo sarà questa, una delle prime cose, ovvero il libro delle regole e tutte le cose che riguardano il gioco. Ovviamente sia per quanto riguarda la storia delle nazioni, le politiche iniziali e altre cose che poi vi farò vedere con calma in tutto i video che riguarderanno questo gioco, perché questo qua sarà veramente lungo, ve lo dirò da adesso. Tra l'introduzione, come posizionano inizialmente le cose e tutto, e poi più avanti farò vedere proprio come funziona il gioco, che sarà abbastanza complesso. Sicuramente saranno tipo 4-5 video per questo gioco, per farvi capire quanto è completo e perché vale 90 euro e perché ne vale la pena di comprarlo. Poi ovviamente troviamo un'altra cosa, che sono questi qui, ovvero sono pezzi da gioco. Questo qui sinceramente di solito io lo uso veramente poco, e lo uso di solito per metterci le truppe comprate inizialmente del gioco, perché non si possono posizionare, che poi vedremo ancora pian piano anche le cose. Poi questa qui è carino, che sono le ricerche che si fanno durante il gioco, se si vuole fare delle ricerche che danno dei vantaggi, che vedremo comunque più avanti. E invece quest'altro serve per separare gli eserciti quando si fanno le battaglie. Poi ovviamente qui viene la mappa del mondo, non so se riuscirò a farlo vedere in tutto il video, ma vi farò capire quanto è grosso questo gioco. Allora, inizialmente lo apriremo e ve lo mostrerò pian piano nel video, perché non so nemmeno con una fotocamera normale se sarà possibile vedere queste cose. Ora vi farò vedere con calma, questo è il primo pezzo, quindi partiremo
diciamo dall'inizio. Farò capire la lunghezza e la larghezza. Ovviamente ora vi faccio vedere la larghezza che, come state capendo, è genorme e finisce qui. Poi la lunghezza è questa qui. Vi farò vedere, che sto facendo vedere, insomma, non so, spero che sarà, si vedrà bene. Che è tutta questa qui. È uno dei giochi da tavola più grandi che abbia mai visto. In pratica sto, la mia scrivania è enorme, sto piegando il gioco perché non c'entra. Per farvi capire, ci vuole una tavola abbastanza grossa. E figuratevi, sono due pezzi. Quindi due pezzi di questa grandezza. Questo gioco si prende tipo una tavola quadrata tutta intera, non c'è più spazio da mettere le cose. E non è finita qui, ovviamente. All'interno del gioco cosa escono? Escono queste scatolette. Non so se si riescono a vedere tutto, probabilmente sì. E prenderò prima questa qui, almeno per farvi capire, perché questa qui contiene due nazioni. Contiene Stati Uniti e Francia. Sono separate così, il motivo è semplice, perché gli Stati Uniti esce anche nell'altro pezzo del Pacific, quindi escono altre truppe all'interno e non è qui solo l'esercito. Ovviamente sono sei nazioni. Questa qui è Germania, Russia, Inghilterra, Italia, Stati Uniti e Francia. Quindi contiene sei nazioni questo gioco. E vi farò vedere cosa ci sono all'interno. All'interno ci sono tantissime cose, come vedrete, che poi farò vedere in un altro video di introduzione, quante tipologie di truppe ci sono e quante cose contengono. E credetemi, sono tantissime che direte wow. Per chi ama i giochi di strategia, come ad esempio come me, che li ama tantissimo, anche quelli da tavola, e gioca ad esempio Risico, dirà Risico non è nulla a confronto a questo qui. Ovviamente in questo qui per adesso ci sono 6 dati, però si deve prendere l'altra versione e si giocherà con 6 e 6, quindi per farvi capire quanto sarà anche lungo il gioco. Prendo anche l'Italia per farvi vedere un'altra cosa che c'è all'interno, perché ragazzi non è finita qui. Ci sono i dati, ma ci sono anche altre cose, ovvero queste. Ovviamente io ho aperto il pacco, non si dovrebbe presentare così, però vabbè, per mostrarvi qualcosa. Ci sono tantissime cose che voglio far vedere almeno qui in questo video. Ci sono tre tipi di colori di questi cosi, che nel video successivo andremo a vedere a cosa servono. E poi ci sono anche questi cosi e altre cose, non sono finite. Ci sono questi qua. Ci sono anche questi qui più piccolini. Questi qui, che andremo a vedere nei prossimi video. Cioè per farvi rendere conto quanto è grosso questo gioco. Io ovviamente ogni volta che farò un video voglio dare un mio voto. Quindi questo qui comunque già c'ho giocato, già l'ho provato prima di mostrarlo a voi. Quindi ve l'ho detto, gli altri farò l'unboxing. Quando farò vedere il video poi ci giocherò e farò dei video in cui ne parlerò per voi e vi dirò il mio parere e un voto che darei a questo gioco. Questo qui lo posso anche dire adesso, sinceramente, per la giocabilità che ha, per il modo in cui è fatto, la qualità delle cose e tutto, gli darei un 8,5 per questo gioco. Più che altro vi spiego anche perché 8,5 nei prossimi video, anche per la qualità degli oggetti e delle altre cose che vi mostrerò con calma. Bene ragazzi, spero che questa tipologia di video vi piaccia. Se è così, fatemelo sapere con i mi piace. E spero che queste tipologie di giochi, a parte non ci sarà solo quella di strategia ovviamente, ci saranno altri, spero che vi piacerà, perché io ci terrò e ci metterò anima e cuore per fare video del genere, perché l'ho sempre voluto fare questa tipologia di video. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su. Ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti.